Io eventualmente in cui il comune bocci una proposta del genere che rispecchia ampiamente quella che è la destinazione d'uso dell'area, quindi io non sto facendo alcun tipo di richiesta per farci le palazzine da premettere, forse sta ammetto questo dà fastidio, e io automaticamente andrò di nuovo dal tribunale, visto che comunque è un ente e non è un privato che potrebbe scappare con i miei soldi. Rivado dal tribunale e dico: caro tribunale, tu mi hai venduto un qualcosa che mi hai scritto che potevo fare, ma che in realtà non si può fare. È come quando io compro una casa che non c'ha l'agibilità e poi dopo non ci posso andare a vivere, quindi io lo restituisco perché non rispecchia le caratteristiche con le quali mi è stato venduto. È stato semplicemente questa qua l'affermazione, e tra l'altro lo dico pubblicamente, cosa che io farò, perché se lì non ci posso fare nulla, ma mi è stato, allora, se mi è stato venduto un terreno agricolo, allora che ci potevo coltivare? Allora io ero un pazzo se volevo farci qualcosa. Ma siccome che mi è stato venduto un'area dove posso fare sport, dove posso fare investimenti in ambito sportivo, e il mio progetto va in quella direzione, e poi questo non si può fare, è giusto che io vado a bussare alla porta del tribunale e dico: che cosa vogliamo fare? Mi ha venduto un qualcosa che in realtà non è realizzabile. E quindi noi dobbiamo avere un dialogo costruttivo con tutti. Però a me mi sembra che su questa storia si fa molta propaganda e molta campagna elettorale, e io ancora ad oggi non ho ben capito se è un progetto che piace o se è un progetto che non piace.